Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta angelica. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa più 4 ore e mezza di lievitazione. Gli ingredienti sono farina manitoba, farina di tipo 0, latte, zucchero, olio extravergine d'oliva, brandy, uova, vanillina, lievito di birra fresco, sale, burro, zucchero e gocce di cioccolata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito di birra fresco, lo zucchero semolato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 0, la farina manitoba, l'uovo, l'olio, il brandy, la vanillina e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto. Trasferiamolo in una ciotola capiente e unta. Ricopriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per 3 ore in un luogo caldo e asciutto. Abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo stenderemo. Ci vediamo con un mattarello. Dopo aver steso l'impasto, adesso spennelleremo col burro che abbiamo fatto sciogliere a temperatura ambiente. A questo punto distribuiamo lo zucchero semolato. E completiamo con le gocce di cioccolato. Adesso completiamo arrotolando per il lato lungo. Adesso tagliamo il rotolo, lo chiudiamo nella parte iniziale per bene. E con un coltello partiamo a circa 4 centimetri. Andiamo al centro e effettuiamo un taglio sino in fondo. Adesso intrecciamo l'impasto. Trasferiamo la treccia in uno stampo a ciambella che abbiamo precedentemente imburrato.
Riponiamolo in forno spento a lievitare per un'ora e mezza. Trascorso un'ora e mezza di lievitazione, cuociamo a forno preriscaldato statico a 170 gradi per 30-35 minuti circa. La torta angelica è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta angelica. Grazie e alla prossima ricetta.